Una grande area del quartiere che non viene curata e che sarebbe destinata alla costruzione di insediamenti abitativi ed ufficio. Siamo nel quartiere San Carlo di Crema. Finché l'azienda costruttrice non si occuperà degli oneri di urbanizzazione di quell'area, sarà lasciata a se stessa. Questo Ortaglia ha presentato grossissimi problemi già da 2 anni, con crescita di erba, non piove, cresce l'erba gialla e appena cresce l'erba viene infestata da nutrie, topi, bisce. Abbiamo tutte le prove fotografiche. Abbiamo chiesto più riprese a Bonetti tramite il comune di far tagliare l'erba, ci siamo offerti di tagliarla noi a spese nostre, ci hanno detto picche perché non si può tagliare l'erba in una proprietà privata. E poi abbiamo inoltrato alla ATS una denuncia alla quale l'ha girata al comune di fare pressioni per tagliarla. È passata tutta l'estate, ha cominciato a piovere, il secco se n'è andato, è rimasto il verde, le nutrie si sono abbassate perché fa freddo eccetera eccetera, la popolazione infestante. Il problema è che poi sono venuti a tagliare adesso hanno tagliato quando non serve più. Il taglio andava fatto a luglio, a maggio, anzi meglio a maggio, quando il famoso Magengo sale terribilmente, e non è stato fatto. Il comitato di quartiere, nato spontaneamente proprio per segnalare le diverse problematiche, ha parlato di problemi di igiene. Abbiamo visto nutrie che oltretutto si avvicinano alle villette là dietro, no? Bisce d'acqua che arrivano anche nella casa, e topi. Pantegane o quelle piccole, e in più abbiamo questa stupenda roggia che è acqua ferma dove le zanzare prolificano, che è una meraviglia. Con l'acqua ferma stanno benissimo. Ospitiamo tutti, siamo un bel quartiere. Se l'ospitalità è una qualità, però l'igiene e la pulizia sono una necessità di cui nessuno sembra farsi carico per ora.